Ragazzi, oggi è il turno di un bellissimo film, almeno per me, perché lo accosto, lo associo a tantissimi attori che hanno fatto parte della mia vita, della mia infanzia, della mia adolescenza e anche della mia vita cinematografica, se vogliamo. Parliamo di un film del 2001, diretto e sceneggiato da Gabriele Muccino, L'ultimo bacio. L'ultimo bacio è un film che parla prevalentemente della nascita e della morte, sia fisica, fisiologica, biologica, che della nascita e della fine di un amore. Ci sono tantissimi, tantissimi attori che amo. Stefano Accorsi, grandissimo attore che ha fatto tantissimi film meravigliosi, uno dei migliori in Italia da sempre di sempre, e tuttora in lizza, in pole position, tra i migliori candidati, tra gli attori italiani, che è il protagonista principale. Giovanna Mezzogiorno, Giulia, Carlo e Giulia. Ho postato anche una storia su Instagram per farvi capire quanto sia bello essendo questo film, e sono i protagonisti principali. E anche Giovanna Mezzogiorno è un'ottima attrice. Stefania Sandrelli, che è nel ruolo della madre di Giulia e di cognata, no, di suocera di Carlo, di Stefano Accorsi, che recita in genere male, ma in questo film si supera, recita malissimo. Claudio Santamaria, ottimo attore. Bravissimo attore, persino doppiatore di Christian Bale, quindi è uno che per forza della stoffa è un bravissimo attore, che interpreta Paolo alle prese con dei problemi vitali giganteschi che poi andiamo a visionare più tardi. Pierfrancesco Favino, il migliore attore italiano degli ultimi 8-9 anni a mani basse, senz'altro. Giorgio Pasotti, dove le incurie del tempo non trovano pace. No, non vanno a scalfirlo, grandissimo attore e uomo tutto di un pezzo, se vogliamo. Marco Bocci, che in questo film fa simpatia, fa tenerezza, ma non ricordo altri film da ignorante. Mi reputo ignorante in tal senso. Sabrina Impacciatore, ottima attrice in questo film che è di 19 anni fa. Sembra come adesso, quindi buon per lei se si mantiene bene. Regina Orioli, non ci interessa perché non fa alcunché di importante. Martina Stella è un'attrice pessima, 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 inguardabile, però in questo film fa la sua parte alla perfezione, secondo il mio personalissimo punto di vista. E poi ci sono delle comparse come Piero Natoli, Daniela Piazza, Vittorio Amendola, Luigi Di Berti e Sergio Castellitto, che purtroppo va a costituire una piccola porzione del film interessante, se vogliamo, ma non decisiva. Ma anche Sergio Castellitto, ottimo regista, sceneggiatore, tutto. Carlo e Stefano Accorsi è il protagonista principale, che è alla soglia dei 30 anni, ne ha pressoché 29, ed è prossimo al matrimonio e all'essere neopadre, dell'essere papà, ma rimane folgorato dalla bellezza infantile, della estrema giovinezza della diciottenne Martina Stella al matrimonio dell'amico Marco. Marco e Pierfrancesco Favino, che è l'unico fondamentalmente che non ha problemi in questa enorme diatriba, in questa enorme favola d'amore che costerna tutti quanti i nostri protagonisti. E praticamente Martina Stella gli dice: vienimi a trovare a scuola, gli dà l'indirizzo, la location e i giorni in cui può presentarsi e si rimanda questo appuntamento. Ma ovviamente Carlo, che è Stefano Accorsi, ha comunque una bella moglie, una bella casa, un bel posto di lavoro e non sa se rischiare tutto quanto, ma comunque non ragiona soltanto con il cuore, ma anche con altro e si fa abbindolare dalla bellezza giovanile, in questo caso molto più giovane, di Giovanna Mezzogiorno, che non è certamente un cesso. Stiamo parlando del 2001, ragazzi, eh? Stesso discorso, se vogliamo dirlo così, vale per Adriano, Giorgio Pasotti, praticamente quello che fa la Mulino Bianco, antipaticissimo lì, ma lui è anche un bravo attore, un bravissimo attore che sembra significare tantissimi
ruoli. Incredibile come abbia circa 50 e passa anni, non lo so, ma forse pure di più. E sembra veramente un figo assurdo. E buon per lui. È sposato con Sabrina Impacciatore, ottima artista se vogliamo. E lui si è stancato. Lei è una rompiscatole e vuole lasciarlo. Vuole lasciarla a tutti i costi. Soltanto che hanno un figlio, o una figlia, non ricordo, una figlia. Ma lui poco se ne interessa. Vuole lasciarla, punto e basta. E medita di decidere. Medita di andarsene altrove con altri protagonisti che adesso affronteremo. Paolo, purtroppo, è quello che è costretto ad affrontare un dramma della vita. Che non voglio assolutamente affrontare in questo specifico, sennò. Un specifico video, sennò mi verrebbe una depressione della Madonna. Perde il padre in un secondo momento, ma comunque lui è depresso perché il padre è molto malato, è molto anziano, non ha potuto mai dimostrargli effettivamente il bene che ad egli volesse, e quindi è costernato da questo fatto, è rovente di rabbia, è costernato, riempito. Ha sviluppato il dispiacere ovunque perché anche la ragazza l'ha tradito, l'ha mollato e va con un altro e non ha fatto nulla per fargli capire che non gli interessa più di lui, no, di lei, scusate. Mi stavo già imbavucchiando e sta male, malissimo, e muore pure il padre. E la morte del padre è un crocevia per tutto lo svolgimento del film. Perché? 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 C'è Marco Bocci che non so come sia come attore, qui è Rasta, quindi diciamo che sta antipatico. È passata da una storia all'altra senza creare legami effettivi stabili, quindi quel che passa passa e va bene così, non ha alcuna valenza secondo me questo film, questo lui, questa persona in questo film non ha alcun valore, come attore fa schifo. Veniamo alla critica maggiore. Stefania Sandrelli è moglie e madre. La mamma la sa fare molto bene in questo film, la moglie no. Al suo marito, Luigi Di Berti, Emilio, dice che il passato è da buttare, non la guarda più, non la tocca più, che è tutto da buttare. Insomma, crisi di mezz'età oltrepassata pure perché ha circa 60x mila anni nel film, sinceramente da vivo non lo so, non mi interessa, ma recita come un cane, una disperazione finta, un sorriso di plastica tutta riempita di botulino, con quei capelli cotonati antipaticissimi, non si fa mai fatti degli altri, cerca sempre di arrampicarsi sugli specchi scivolando rovinosamente, addirittura per sentirsi viva va da Sergio Castellitto, il professor Eugenio Bonetti, che nonostante, malgrado provasse ancora qualcosa per la sua ex fiamma di 3 anni fa, non se ne cura manco di striscio e la depista. Lei di corsa va dal marito a dirgli che 3 anni fa l'aveva tradito con il professor Eugenio Bonetti in arte, ovviamente, Sergio Castellitto, ma lui poco se ne fotte. Ma comunque non è questo che ha importanza. Quindi non la merita neanche Stefania Sandrelli l'importanza. L'importanza è Stefano Accorsi e Giovanna Mezzogiorno. Faccio i miei complimenti, la mia accuratezza va tutta nei meriti di Martina Stella, che ripeto, è stato soubrette, ha avuto il suo momento di popolarità, senz'altro perché il fisico comunque l'ha avuto all'epoca, ora in fase calante senz'altro, ma in questo momento, in questo film specifico, doveva fare la diciottenne arrapata che doveva conquistare il 29enne, illudendosi di un amore senza fine. Lo fa benissimo, meravigliosamente, risulta simpatica, azzeccosa, una cozza, una tirapiedi, tutto. Sa fare perfettamente la sua parte. Forse ho capito perché effettivamente ha avuto un po' di successo oltre le curve, comunque qualcosa di buono ce l'ha avuto. Ho appena letto che le musiche sono di Paolo Bonvino. Ascoltate, queste tutte le colonne sonore sue perché sono meravigliose. Io non mi becco un euro per questa cosa. C'è anche la colonna sonora di Carmine Consoli che fa un cameo con Marco Bocci che se la porta a letto, ma fa schifo sia Carmine Consoli che Marco Bocci.
La cosa importante, appunto, è la seguente, fondamentalmente. Viene a mancare tristemente il padre di Paolo, in arte Gladio Santa Maria, praticamente, e lì giustamente si riuniscono tutti quanti, anche la moglie del protagonista Carlo, Stefano Accorsi. Stefano Accorsi si prepara brillantemente per uscire con Giorgio Pasotti, anche egli in crisi con la moglie, e giustamente si vedono. Ma non si vedono, questa è la scusa che ha detto a Giulia, la moglie. Giulia è un bel nome, bellissimo nome. E giustamente quando viene a mancare il padre di questo caro amico di tutti quanti, Giorgio Pasotti si fionda a casa sua, tranne Carlo, incurante, non sa che il padre purtroppo è venuto a mancare del suo migliore amico e sta trascorrendo una notte d'amore con una sera in discoteca a 18 anni con Martina Stella. Arrivata lì la moglie al commiato, se vogliamo, casalingo, nota che il marito non c'è, torna a casa, è imbestialita, lo chiama, non risponde, appena chiama non risponde, così via per tantissimi minuti, ma una scena molto bella perché è colma, pregna di rabbia. Quando finalmente il telefono di Stefano Accorsi squilla, fa incidente per la rabbia. C'è questa irruenza, questa voglia di scappare frenetica di Stefano Accorsi, vuole tornare a casa per scusarsi perché è stato colto praticamente con le mani nel sacco, e c'è una scena molto bella di isteria pura, dove loro si concedono alla follia, nel senso non amorosa, ma che si vogliono uccidere di mazzate praticamente, e con l'aiuto della suocera forse torneranno insieme. Quindi, se non avete nulla da fare in quarantena, vedete questo film che è molto molto bello, poi mi fate sapere. Ciao.